Buonasera, buonasera al pubblico di In Onda. Per chi ha seguito il lungo speciale di informazione di Enrico Mentana e poi il telegiornale sa già tutto, ma in realtà c'è ancora molto molto da approfondire, perché è stata una giornata politica che sarà ricordata. Il premier Conte al Senato riferisce sul caso Mosca, dice Savoini a Mosca era al seguito di Salvini, ma non è tutto, perché le notizie sono tante. Ci sono stati 3 videomessaggi da parte dei 3 protagonisti della giornata: da una parte il ministro dell'interno Matteo Salvini, che non era presente al Senato, e molto molto altro ancora. La prima crisi Facebook, la prima facebookizzazione che extra parlamentarizza la crisi, vi siete già persi, ma ve lo spieghiamo bene, perché veramente la pentola bolle. A fra poco. Visto dal lungo speciale Mentana, equilibri che saltano, ore di turbolenza, leadership che si riposizionano dentro i partiti e fuori dai partiti. È sicuramente una giornata importante e difficile quella che dobbiamo raccontare oggi in onda in diretta, e lo facciamo con 3 commentatori di eccezione. Quindi buonasera a Antonio Padellaro. Buonasera. Buonasera a Marco da Milano. È collegato dalla splendida terra sarda a nostro amico Giovanni Floris. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, dobbiamo raccontarvi tante cose. Sicuramente sul piano simbolico i leader che parlano su Facebook anziché in Parlamento. Sicuramente sul piano politico il procedere di questa mossa di Conte e le frizioni dentro la maggioranza e dentro l'anima del Movimento 5 Stelle. Sicuramente la scelta di Salvini di non andare in aula e quindi aprendo un nuovo fronte sul piano simbolico istituzionale. Da dove cominciamo, Davide? Allora, io direi cominciamo con mettere le cose in ordine e rivediamo il film di questa lunga giornata, e poi subito la parola ai nostri ospiti, ai nostri analisti. Il blob della giornata politica. Care senatrici, cari senatori, non posso presagire se questa mia informativa sarà in grado di soddisfare appieno l'urgenza di essere informati e avvertita dai gruppi parlamentari che hanno sollecitato questa richiesta. Mi avete chiamato a riferire, forse volete, c'è, che riferisca o interrompo per qui? Per favore. Posso precisare che il signor Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali in qualità di consulente esperto per componenti di questo governo. Vi chiedo almeno di alzare il livello delle vostre frequentazioni, perché con questa gentina negli incontri ufficiali lo Stato è degradato a presentarsi. Questo ministro è un ministro perennemente in fuga da spiegazioni sui 49 milioni, in fuga dall'antimafia caso Arata Siri, in fuga dai processi, in fuga dalle mie interrogazioni, è in fuga da tutto. Riprendendo anche quello che ha detto il collega del Partito Democratico, sarebbe stato meglio parlare in quest'aula, sì, dei fatti gravi, magari dello scandalo di Bibbiano, degli orrori di Bibbiano. Quindi il Partito Democratico, e lo voglio fare in aula, annuncia che nell'immediato presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Salvini, il ministro che scappa di fronte alle sue responsabilità. In modo molto più sereno e senza questo clamore e questa accensione dell'aula che abbiamo visto in questi minuti. Bastava probabilmente questo, la sola presenza del ministro Salvini. Allora, questo che avete rivisto il film della giornata, partiamo subito da te, Giovanni Floris. Che cosa resta della giornata di oggi e, dal tuo punto di vista, qual è lo stato di salute del governo tra le due forze, 5 Stelle Lega? Una brutta giornata da dovunque la guardi. Sostanzialmente il Presidente del Consiglio è andato in Parlamento a dire che Savoini era con Salvini, che non era un passante, che Salvini in qualche modo lo doveva conoscere. Questo Savoini poi, una notte di questa delegazione, si è messo a trattare, a quanto pare, a quanto sembra, per trovare dei soldi in nero. Vediamo se è vero, vediamo per chi. Comunque, come ha detto giustamente Casini nel suo intervento, mamma mia che delegazione, e comunque era del giro di Salvini. Dall'altro punto di vista,
i 5 Stelle proprio non c'erano. Al centro di una crisi profondissima che prende la loro stessa identità, non tanto per la TAV, ma tanto perché viene al pettine il nodo che molte delle cose di cui parlavano non erano fattibili. Quindi si scoprono come una forza politica che di nuovo, una volta in più, si trova con nulla tra le mani nel governo che dice si fa la TAV. Hai voglia poi a dire va bene, votiamo, noi rimaniamo per il no, però tu sei l'architrave del governo che farà ripartire la TAV. In più c'è un Presidente del Consiglio che si presenta, dice che la persona di cui tutti discutono, in cui addirittura la Procura sta indagando per vedere se costruiva dei fondi nero, era al seguito del Vice Premier, Ministro degli Interni, e talmente non puoi fare nulla che neanche ti presenti in aula. Dall'altra parte c'è il PD. Una lite su chi parla, Renzi dice parlo io, il segretario non è neanche parlamentare, quindi non può neanche prendere posizione, e va bene, non parlo così, non si litiga, e poi fai una diretta televisiva, non solo Facebook, in cui Renzi si prende a questo punto il vessillo dell'opposizione, quindi bel gioco a Salvini a dire la mia opposizione sono Zingaretti, Renzi, Boschi. E Zingaretti deve fare, credo abbia fatto un tweet, sensato, non esiste più maggioranza e non esiste pure dal punto di vista plastico perché non l'abbiamo vista in Parlamento. E in più c'è un'ultima figura, Giuseppe Conte, che si disegna un profilo di persona, di professore, di buonsenso, con un grande senso delle istituzioni. Quella figura però già c'è stata nel panorama politico italiano, corrisponde molto a quelle figure cui il PD dava da guidare il paese, e allora viene da pensare, beh, i 5 Stelle da una parte hanno Di Maio che su Facebook dice delle cose, dall'altra parte presentano un Presidente del Consiglio che fa quel che può contro Salvini e in più disegna un profilo di uomo attento alle istituzioni, di buon senso, e che disegna una politica estera in continuità con i governi precedenti di tratto di centrosinistra. Certo. E allora abbiamo diversi 5 Stelle, un Salvini che nei fatti sta nei guai, ma non nel consenso popolare e non dal punto di vista politico, e un PD che litiga su chi deve tenere la bandiera. Una giornata da cui, secondo me, escono male un po' tutti. È vero, però aggiungerei alle cose tutte vere che dice Giovanni, aggiungerei questa ipotesi. Il comunicato di ieri di Di Maio e dei capigruppo dei 5 Stelle non era un comunicato contro Conte, cioè era un comunicato che diceva, era molto più interessato a dire noi testimonieremo il nostro no, come se quasi fosse concordata. Allora voglio chiedere a Padellaro se questa apparente divisione, che sicuramente è una divisione perché quelli voteranno no e Conte sarà il capofila del sì, non sia invece l'ultimo tassello di una mutazione, cioè Di Maio da tempo, giusto o sbagliato, ha imboccato un'altra strada, che è la fine del partito del Baffa. Questa è la fine dell'atto costitutivo del partito del Baffa, che è uno dei punti su cui sono nati i vecchi 5 Stelle, il no alla TAV, i movimenti, i cantieri bloccati. Hai questa impressione o, come dice Giovanni, è una maionese impazzita in cui Conte potrebbe diventare qualcos'altro? Io credo che potrebbe essere un compagno di strada, non uno che si stacca come Dini, che viene da destra e diventa il premier contro Berlusconi. E ci arriviamo ai 5 Stelle subito. Certamente è una brutta giornata, però vediamo le domande fondamentali. Il governo regge? Il governo va avanti? Sì, il governo regge, il governo va avanti. Perché... Sì o ni? Sì, ha sì. Detto sì. Non appartiene al mio linguaggio, sì. Sì, perché tutti gli interventi in aula, dobbiamo stare sulla forma, hanno escluso, parlo di Patuanelli delle 5 Stelle, parlo dei leghisti, hanno polemizzato i leghisti soprattutto col PD, no? Ognuno se la prendeva con un altro. Con qualcun altro però. E quindi diciamo che non ci sono segnali che dicono che stiamo entrati ancora una volta in una crisi che tra l'altro doveva scoppiare 8 mesi fa, 6 mesi fa, 5 mesi fa, insomma non vediamo elementi di crisi, anche perché al centro della contesa c'è questo Giuseppe Conte, che a me
insomma, vengo da lontano dal punto di vista anagrafico, ricorda molto Arnaldo Forlani. Lui è un Forlani del terzo millennio. Con Forlani 2.0. Sì, con un linguaggio molto istituzionale. In realtà sì, ha detto qualcosa su Savoini, ma non erano cose diverse da quelle che avevamo appreso dai comunicati. Però dirlo in Parlamento è diverso. È diverso. Costringere in qualche modo Salvini a andare fuori dal Parlamento, ecco, e mettere nero su bianco che c'è stata una bugia è una cosa molto pesante. Lo diceva Zingaretti, ma di questo io sono convinto. Sì, ma siccome se Salvini fosse un politico con una sensibilità di questo genere, hai ragione, avrebbe dovuto reagire. Invece ha parlato d'altro. Mi sembra che non voglio usare espressioni così prosaiche, però insomma se ne infischi abbastanza, e lui va avanti per la sua strada e i suoi, vedi l'intervento del capogruppo al Senato, dico: ma i sondaggi sono dalla parte nostra, che andate cercando? Veniamo 5 Stelle, che è il vero caso, il vero problema del momento e che avrà sviluppi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. I 5 Stelle si stanno sfasciando su questa vicenda del TAP, perché tu hai perfettamente ragione nel dire che Di Maio e Conte probabilmente non è che hanno concordato una linea, ma non è che Di Maio abbia fatto un comunicato per dire che Conte aveva tradito il Movimento 5 Stelle. Esatto, non l'ha detto. Non c'è stata una dichiarazione in guerra. Ha detto, e questa storia della mozione che verrà votata sul TAP mi sembra tanto un espediente anche interessante. Poi vedremo che cosa succederà in aula, chi voterà a favore e chi voterà contro. Il punto qual è? Non è è anche il gruppo dirigente dei 5 Stelle, ma è il mondo dei 5 Stelle. Sabato ci sarà in Val di Susa una manifestazione, e sarà una manifestazione abbastanza vivace, speriamo che sia, non violenta, che sia sempre nel perimetro della legalità e del buon senso. Però è evidente che il mondo 5 Stelle sta implodendo. E allora bisognerà capire da adesso in poi, per esempio Grillo che posizione assumerà, Casaleggio tace, perché ci sono anche queste figure che abbiamo... Casaleggio adesso... noi l'abbiamo sentito e ve lo faremo ascoltare più avanti, quindi non siamo tace. Riusciti a intercettarlo. E dice delle cose fondamentali. Dice delle cose fondamentali in questo mondo. No, io sai che sono così, mi pretendo molto. E, è un mondo che è in sommovimento. E il vero problema che avrà questo governo, e chiudo, nascerà da quello che succederà nei prossimi mesi, nel mondo 5 Stelle. Perché c'è chi dice... Cioè, se tiene al cambio sì, dipende oppure punto, no. C'è un punto formale e anche sostanziale da cui non si può scappare. Nel momento in cui Lega e 5 Stelle voteranno uno a favore e uno contro Notav... SITAV e NOTAV in Parlamento come possono restare insieme al governo? Questo se lo chiedono molti 5 Stelle, dicendo che un atto a cui loro sono favorevoli sarebbe l'uscita della delegazione del Movimento 5 Stelle dal governo. Cioè bisognerebbe prendere atto che su questa vicenda è finito il contratto e di allora governo. Rimaniamo su questo. Prima di dare la parola da Milano facciamo un passo in avanti nella ricostruzione della giornata e rimaniamo nell'ambito della maggioranza, perché oggi è avvenuta un'altra cosa clamorosa. In genere ad abbandonare l'aula quando parla il Presidente del Consiglio è l'opposizione. Questa volta è un partito di maggioranza. I 5 Stelle, durante l'intervento di Conte, hanno lasciato l'aula. Vediamo e poi il commento di da Milano e di tutti i nostri ospiti. Cari senatrici, cari senatori. Ci sono. Mancano voi. Ci sono. Allora, lo avrete sicuramente sentito nella lunga diretta di oggi. Si è detto non era un gesto contro Conte, era un gesto contro Salvini. Tuttavia, l'immagine, nelle democrazie parlamentari, l'immagine prevale su qualunque cosa. Quello prende la parola e loro se ne vanno. Allora, no, ti faccio questa domanda. Se fosse così, cioè un segnale a Conte, perché non rivendicarlo? Perché ancora non hanno deciso se trarre il dato finale, perché ancora si aspetta di vedere che cosa succede quando si fermano le bocce, oppure era un gesto contro Salvini e qualcuno gli ha dato anche quel colore?
Ma non si è mai visto effettivamente che il partito di maggioranza lascia l'aula quando interviene il Presidente del Consiglio, quindi è stato un gesto a suo modo senza precedenti, anche se disordinato, anche se sgangherato. Protestare contro Salvini, che a sua volta non c'era, non era in aula, ha dato l'idea che oggi fosse il governo delle assenze. I banchi del governo erano vuoti, c'erano solo Fraccaro, ministro del Portiere del Parlamento per i 5 Stelle, e Giulia Bongiorno, non ho capito se era come ministro della Lega o come avvocato di Salvini, che sentiva cosa diceva l'avvocato Conte del ministro dell'Interno. I 5 Stelle sono andati via, Salvini non c'era. Perfino il Partito Democratico è stato contagiato da questo fattore delle assenze, per cui hanno parlato fuori, ha parlato Renzi su Facebook, Zingaretti non è presente perché non è parlamentare, e questo è stato lo spettacolo di una giornata che invece era stata preparata con cura negli ultimi giorni per esaltare il ruolo del Presidente Conte. E credo lui sia abbastanza furibondo con il Movimento 5 Stelle che ha lasciato l'aula, perché il Presidente del Consiglio Conte in questi ultimi giorni stava cercando di sottolineare la centralità del suo ruolo. La lettera dove parlava di Salvini, la lettera dove parlava ai governatori di Lombardia e Veneto sull'autonomia. Il fatto che lui intervenisse ha detto una cosa in più, e qui da governo delle assenze si tramuta in governo delle presenze sgradite, ha detto una cosa in più, ha detto che Savoini era presente in una delegazione ristretta, perché è una delegazione di governo istituzionale in cui Salvini incontrava il suo omologo russo il 15 e 16 luglio del 2018. Savoini era presente a quel tavolo, c'erano pochissime persone, perché l'aveva voluto il gabinetto del ministro dell'Interno. Dicendo questa frase ha detto: Salvini ha mentito. Allora, ma poi non è stato vediamolo conseguente. Vediamolo insieme, Marco, perché effettivamente è un peso in più rispetto a quello che avevamo visto in passato dopo lo scandalo del Russiagate. Il signor Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali in qualità di consulente esperto per componenti di questo governo. Il medesimo risulta tuttavia presente in una missione ufficiale a Mosca, avvenuta nei giorni 15 e 16 luglio 2018, a seguito del ministro degli interni e vicepresidente Salvini. Allora, Floris, questo mi sembra un elemento interessante che possiamo provare ad analizzare fermandoci un istante, perché effettivamente Conte dà delle novità rispetto alle versioni. Questa è la vera novità. che abbiamo letto sui giornali. Da tutto questo, secondo te, la tua impressione qual è? Salvini ne esce rafforzato, avendo lasciato, come dire, la gestione di questo stato di crisi a Conte, oppure no? E ancora, il fatto che Conte abbia voluto ribadire la politica estera dell'Italia, dove si colloca, come, la scelta di dire le sanzioni sulla Russia le ha confermate, smentendo nei fatti quella che è invece l'intenzione dell'altro socio di governo, come rimette a posto gli equilibri all'interno della maggioranza, secondo te? Allora, dal mio punto di vista dipende tutto dal fatto giudiziario. Cioè, Savoini cercava fondi neri per la Lega, questo potrebbe essere il guaio di Salvini se si verificasse che così è stato. Questa è una linea temporale che dobbiamo mettere da parte, perché ce lo dirà il magistrato. Ce lo diranno le inchieste dei giornalisti, magari, ce lo diranno le belle inchieste che ha fatto l'Espresso. Però dobbiamo pensare che questo fatto ad ora a Salvini non lo danneggia. Cosa lo danneggia a Salvini? Lo può danneggiare, anzi lo potrebbe danneggiare, l'atteggiamento che Conte ha preso fra le righe nella propria esposizione dei fatti. Conte ha, diciamo, sottolineato, anche ammarcato, persino il signor Savoini, no? Come a dire: guardate, questa era una delegazione che doveva fare cose importantissime, loro si sono portati il signor Savoini. C'è un passaggio in cui Conte dice: io ho fatto anche richieste al Ministero, ma non mi sono state date altre informazioni. Come dire, guardate, questa è la gente che si porta Salvini. Questo fatto, diciamo, in passato ha pesato molto.
Non sono paragonabili le due cose, perché qua si sta parlando di un ipotetico reato, anche un ipotetico reato molto grave. Però il fatto di portarsi appresso una classe dirigente di basso livello, della gente scelta in malo modo, o di non riuscire a staccarsi da una provenienza di basso livello, è stato per molti governanti un punto molto debole. Pensiamo alla questione di Renzi e del Giglio Magico. No, non ci sono stati, non è paragonabile sul fronte delle cose fatte, ma sul fronte della capacità di scegliersi i collaboratori sì. Quindi questo per Salvini è come un'ipoteca. Attento, la faremo scattare appena la gente di te non penserà tutto quel bene che pensa adesso. Perché c'è un dato di fatto, Salvini da questa inchiesta al momento a livello di consensi non è stato toccato, e non è una novità, perché le questioni giudiziarie raramente incidono nell'immediato sulle fortune di un politico, diverso è il medio-lungo periodo. Nell'immediato qual è la fortuna di Salvini? I 5 Stelle in una crisi identitaria profondissima, perché è messa in discussione non tanto la posizione che si prende sulla TAV, ma l'essenza stessa dell'essere Movimento 5 Stelle. Si può andare al governo sognando il cambiamento e poi infrangersi contro le regole della realtà e poi infrangersi con il potere di Salvini? Si può dire non siamo né destra né sinistra e poi ti trovi nel governo più di destra probabilmente della storia repubblicana? Questi problemi adesso i 5 Stelle li vivono tutti sulla sua pelle. Ultimo elemento, il PD. Un PD in cui l'ex leader si prende la diretta, possiamo staccare, sì, il PD, perché è molto interessante quello che stai dicendo, okay, che hai accennato sul PD, però dobbiamo finire l'approfondimento su Mosca. Sì, abbiamo chi è affezionato, no, lo fai ora perché commentiamo, chi è affezionato al momento Sappino sa che il compito ingrato tocca a lui, è partito con un nome e 8 punti interrogativi, poi ha dovuto aggiungere i dati, continuamente aggiorna questa scheda e adesso è diventato un romanzo di Grisham. Vediamo il punto Sappino sulle ultime novità sul caso Russia. Beh, Luca, noi ci siamo chiesti quali domande fossero ancora senza risposte oggi che Conte ha comunque parlato al Senato. La risposta finale è quasi tutte, in realtà, ma non ci deve stupire. Pensate a quanto abbiamo atteso affinché Salvini riconoscesse anche solo la militanza decennale con Savoini, militanza e passione per la Russia documentata da molte foto come questa o da tweet come questo di Gianluca Savoini dal famoso vertice del 17 luglio tra ministri. È stato un enorme piacere accompagnare Salvini. Esatto, quel vertice c'è stato e Savoini, sappiamo, era là, ma lo sapevamo prima che parlasse Conte. La domanda, la madre delle domande, è se Salvini però sapesse della trattativa condotta da Savoini. Trattativa che, ci dicono questi documenti pubblicati dall'Espresso, sarebbe durata fino a febbraio, non sappiamo conclusa come. Salvini nega di sapere nialcunché di rubli, non sa nulla di compravendita di petrolio, però c'è molta attesa su quello che potrebbero dire agli inquirenti 3 cellulari, i cellulari di Savoini, il cellulare di Miranda e il cellulare di Vannucci, i 3 uomini del Metropol. È quella colazione, su quella colazione che si innesca un'altra domanda, questa, quella di questo titolo di Repubblica: chi pagò le missioni di Savoini a Mosca? Detta, diciamo, più banalmente, chi pagò quella colazione, quel vertice? Noi su quella giornata sappiamo solo, ce l'ha detto Conte, che la delegazione ufficiale, gli appuntamenti della delegazione ufficiale finivano il 17, che gli appuntamenti avuti dopo, cioè il 18, sono stati fatti a titolo personale. Non sappiamo molto di più, perché non per colpa di Conte, però, perché in questa vicenda bisogna raccontare anche un piccolo sgarbo istituzionale. Conte ha chiesto delle notizie, il Viminale non gliel'ha date, o meglio gliel'ha date col contagocce. Tra le notizie che aveva chiesto Conte sul caso Savoini c'era anche quello sull'agenda di Claudio D'Amico. Claudio D'Amico è questo signore che potete vedere qua cerchiato in rosso mentre cammina in un corridoio a Mosca proprio con Savoini e Salvini. Perché è importante sapere dell'agenda di Claudio D'Amico? Perché D'Amico, a differenza di Savoini, come ha notato Conte oggi in aula, è un consulente di Palazzo Chigi, è un consulente di Matteo Salvini. È lui, infatti, che ha invitato Savoini a Villa Madama alla cena per Vladimir Putin, e della sua agenda, del suo lavoro, della sua opera in Russia, Salvini certo non può dire di non sapere nulla.
Grazie Luca, esauriente. Grazie. E nel dettaglio, come sempre, volevo dare la parola a Marco, no, ma perché una domanda è qui con noi Mentana, e come al solito viene a controllare la situazione. Sì, ha smontato il TG, si è cambiato, viene, e lui in questi giorni sta lavorando molto su tutti i dati, tutti i dettagli, e parla anche degli omissis, cioè ci sono delle cose che possono essere come degli ordigni a lento rilascio in questa inchiesta. Ma no, io volevo solo dire una cosa anche per aggiungere a quello che diceva Giovanni Floris e la ricostruzione di Luca Sappino. Oggi la procura, diciamo, di Milano, diciamo pure in modo inusuale e con una tempistica interessante, cioè un minuto dopo la fine del dibattito al Senato, ha fatto sapere che Savoini è indagato per corruzione internazionale come uomo della Lega. Ora, fino a questo momento Savoini aveva detto di essere lì a quel tavolo dell'Hotel Metropol come imprenditore, come presidente dell'Associazione Lombardia Russia. Il fatto che la procura faccia trapelare, mettiamola così, che Savoini invece è indagato come uomo della Lega, apre uno squarcio interessante e inquietante, perché la domanda a questo punto, a proposito di omissis, diventa: il capitano della Lega, colui che tutto controlla della Lega, può non sapere che il suo amico Savoini va all'Hotel Metropol a trattare con dei personaggi che l'inchiesta identificherà, quando la sera prima ha cenato con lui, perché l'altro giallo, l'altro missis, le altre cose da chiarire ruotano sempre attorno a quelle ore di buco nell'agenda ufficiale di Matteo Salvini, quella sera di Mosca. Padellaro. Il video della Confindustria Russia dice che Salvini ha parlato 12 minuti. Per 12 minuti Salvini è stato molte ore a Mosca. Tutto il resto della serata e del pomeriggio comincia oggi Carlo Tecce sul Fatto scritto che incontrano della sintesi. Padellaro, volevo aggiungere, oltre alla sospirazione che farai senz'altro, anche Mosca, una domanda in più. Sì. Con l'intervento del Premier Conte oggi al Senato, dal tuo punto di vista, si è chiuso il caso politico o il caso politico rimane ancora aperto? Fermo restando che sulla vicenda giudiziaria, come ricordata da Milano, dovremo seguire, diciamo, l'iter che i magistrati sceglieranno. Ma da un punto di vista politico si chiude qui la storia? Allora, la differenza tra il problema dei 5 Stelle, no TAV, sì, e quindi il SITAV di Conte, e il caso Savoini è che mentre i 5 Stelle cominciano a pagare il prezzo di una scelta che loro non condividono, e abbiamo già detto che ne vedremo delle belle, quello che colpisce è che Salvini politicamente riesce sempre a farla franca, perché l'ha fatta franca, la fece franca con la Diciotti, perché il Movimento 5 Stelle lo salvò, donò il sangue per salvarlo, ma anche oggi, ma se il Conte, ma anche il Presidente dei Senatori dei 5 Stelle avessero voluto calcare la mano, avrebbero potuto farlo, sì, perché tutte le notizie che ci stiamo dando e che da Milano sta arricchendo di altri particolari potevano essere dei formidabili argomenti per mettere alle corde Salvini. Invece Salvini oggi può tranquillamente parlare d'altro e di quello che gli pare, perché questo dibattito parlamentare, che doveva essere il rederazionem, il primo, penso, poi vedremo cosa farà la magistratura su questa indecente storia dell'Hotel Metropol, si è risolta nel fatto che nessuno ha calcato. Io voglio dire che l'intervento del senatore. Ma cosa avrebbero dovuto fare i 5 Stelle, secondo te? Cioè, calcare la mano in questo caso, hanno abbandonato l'aula, Salvini e la Lega di fronte alla proprie responsabilità, cioè di essere andati, tutte le cose che stiamo dicendo, cioè non si può semplicemente dire perché oggi Conte si è solo occupato di Savoini, ma Savoini uguale Salvini, e i rapporti con Mosca, e i rapporti con Putin, e gli incontri con Putin, e tutto quello, e anche, possiamo dire, anche le registrazioni dell'Hotel Metropol, che non mi sembra che siano state citate. Allora, Salvini, Luca, se Salvini continua a farla franca anche quando sbaglia,
il potere di Salvini sarà senza limiti. Cioè, cominciamo a prepararci, perché quando è il momento lo lasciano passare, chiuso allora, il discorso. Giovanni Floris vuole intervenire su questo tema e noi lo introduciamo proprio con le parole di Salvini, che dice: stavo lavorando. Mentre c'erano le amiche e gli amici del Partito Democratico che in Parlamento urlavano chiedendo la testa di Salvini, traditore, ladro, vigliacco, in fuga, e cercano i rubli che non ci sono, quando di rubli qualche milionata o qualche miliardata, loro sì, che in passato ne hanno portati a casa nelle valigette, parlo del PC. Però chi se ne frega del passato, mi pagate lo stipendio per il presente e per il futuro e io mando loro un bacione perché voglio loro un bene dell'anima. Ma che Italia sarebbe senza Renzi, senza la Boschi, senza Zingaretti, senza la Boldrini? È un'Italia più sorridente, più gaudente, più simpatica, quella che ci fa ricordare che tanto peggio di Renzi e della Boschi è difficile fare. Forti di questa consapevolezza, andiamo avanti. Pure. Cioè lui, esatto, il bacione, l'iperbole, la comparazione sono ormai degli stilemi fissi dei videomessaggi e degli appelli. Giovanni, cosa pensi quindi sul Russiagate e su questa tattica che tu dici paga? Però tutte le crisi dei grandi leader, pensate Berlusconi, all'inizio si diceva non c'è, persino all'inizio della crisi delle Olgettine 2011 si diceva che non sarebbe rimasto toccato, poi arrivammo a quella situazione affranto in cui si spinse fino alle dimissioni. Allora Giovanni, la tua opinione? Allora, io dico che non paga nell'immediato, è diversa una linea temporale, esatto, che si muove per altri canoni rispetto a quelli di cui stiamo parlando, perché poi dipende tutto da se questo fondo nero è stato costituito o no, questo è importante. Cioè, se l'ha fatto, Salvini salta, prima o poi salta. Salvini, avete sentito, no? L'Italia è più sorridente, più simpatica, vi ricordate Berlusconi? Gli italiani sono di due tipi, quelli col sole in tasca e quelli che si guardano la mattina e si sentono tristi. Era alla destra e la sinistra antropologica di Berlusconi, sì. Ci abbiamo campato 20 anni. Salvini si sta rimettendo sul binario della destra tradizionale berlusconiana. Dall'altra parte abbiamo i 5 Stelle, quando Padellaro diceva cose giustissime, cioè noi siamo passati davanti alla 18, siamo passati davanti a un'ipotetica trattativa di un uomo di Salvini, perché questo ormai è acclarato dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, del governo di cui Salvini è Ministro degli Interni, da una trattativa pare, almeno da quello che sembra di capire, a meno che non smentiscano, ma nessuno smentisce, una trattativa per costituire dei fondi neri. Tutto questo passa davanti al Movimento 5 Stelle. Vi ricordate come nasce il Movimento 5 Stelle? Portando alla Presidenza della Repubblica Gino Strada, Milena Gabanelli, chiedendo che Davigo potesse essere un esempio per tutta la magistratura italiana. Certo. Questo Movimento 5 Stelle con fa i nomi passare degli un processo inquisiti, sulla 18, fa passare nelle piazze. Fa passare una vicenda del genere, e se ne può pensare bene o male di questo atteggiamento, ma non si scappa dalla propria identità. Questo Movimento 5 Stelle adesso esce dall'aula quando un proprio rappresentante, almeno il massimo che hanno, l'uomo indicato per guidare il paese, dice: guardate, quello che trattava i fondi neri era un uomo di Salvini, e loro proprio non ci sono. E quando poi il loro leader decide di parlare non in Parlamento ma su internet, in Facebook, in modo da non essere interrogato, perché il primo pensiero che viene a una mente critica e parlano i leader su Facebook uno dopo l'altro, perché così nessuno può muovere loro una critica, può fare una domanda, può fare un'opposizione, vanno su Facebook e mandano casualmente poi alle 7:30 quando Enrico Mentana sta in diretta, oppure quando alle 8 ci sono i TG tutti accesi, quindi tutti in tempo per essere ascoltati, ma nessuno viene interrogato, né Salvini, né Di Maio, né Renzi. E cosa esce fuori Di Maio a dire? Noi siamo contro la TAV. E l'elettore 5 Stelle cosa dice? Lo so che eri contro la TAV, ti ho mandato là per fermarla. E adesso che fai? Mi ridici che sei contro la TAV? Mentre Salvini dice, vedete, facciamo la TAV, perché 5 Stelle alla fine che sono? Niente. Tutto questo si sta sviluppando davanti all'elettorato di Salvini, dei 5 Stelle e del PD. Ma questo povero elettorato intanto cosa pensa? Io penso che sia soddisfatto solo quello che ha votato Salvini.
E Salvini cosa fa? Si sta ricostituendo l'Italia di Berlusconi, dove ci sono gli sfigati che votano a sinistra e invece la gente col sole in tasca che vota quelli che vogliono fare. E capita qualcosa a Mosca? Pazienza. Capita qualcosa con la nipote di Mubarak? Pazienza. Sono tutte cose che interessano i giornaloni e gli intellettuali. Noi qua stiamo a portare il sole in Italia. L'unico problema di tutto questo quadro quali sono? Gli italiani che ascoltano sempre la stessa nenia e non se ne stufano mai. Giovanni, formidabile questa sintesi. No, quelli con il rublo in tasca, non col sole in tasca. Allora, anche che sole. Abbandoniamo solo per un istante i rubli, perché lo diceva anche poco fa Giovanni Floris, la questione della TAV. Allora noi abbiamo 60 secondi di mini spot, però subito dopo rimanete incollati, perché il nostro Bonistalli è riuscito a intercettare Davide Casaleggio. Esclusiva mondiale. Beh, mondiale non lo so, sicuramente esclusiva italiana. Vi facciamo sentire il pensiero di Casaleggio sulla questione TAV e sulle parole usate da Conte. Davvero interessante e aggiunge altro materiale per la nostra discussione. 60 secondi e poi Casaleggio ha in onda. Buonasera. Ce lo dà un commento allora su questo, su cosa sta accadendo all'interno del movimento? Ma domani c'è un voto molto importante. Spero parteciperanno in tanti. Conte, che gioco sta facendo secondo lei in questo momento il TAV? No, ho visto sorpreso il video di ieri. Ah, e Toninelli invece? Che non l'ho sentito, recentemente. Ah, non ha sentito, però è stato praticamente sfiduciato da Salvini, ma vuole rimanere lì ancora. Lo sentirò. Ma forse ci sarà un rimpasto di governo, probabilmente. Non è a me che dovrei chiedere questa cosa. Ma lei come lo vedrebbe un rimpasto? Ma non mi occupo di rimpasti di governo. Allora, sono sempre interessanti queste interviste in corsa, diciamo, no? In movimento. Però c'è una frase che merita di essere approfondita dai nostri ospiti. Non mi è piaciuto il video di Conte, il video in cui ieri ha annunciato il sì alla TAV. Sono parole, secondo voi, che pesano ancora? No, avevamo detto ieraticamente era molto forte, no? La bandiera, l'Europa. Però, voglio dire, sono parole che hanno ancora un peso nel movimento, quelle, secondo voi, di Casaleggio? Hanno un peso politico oppure solo parole di stizza di un signore che sì, sicuramente conta e conta molto, ma non dà la linea politica al movimento? Allora, facciamo un giro veloce su questo. Sì, velocissimo. Non gli è piaciuto il video o non gli sono piaciute le parole di Conte? La qualità del video. No. Non è Kubrick, per cui non lo so. No, ma me lo chiedevo perché mi sembra anche un pochino un gioco delle parti, nel senso che Grillo dice che non gli è piaciuto neanche a lui. Molto scontento. A Casaleggio, appunto, ha detto quello che ha detto. Ecco, ho l'impressione che i due grandi guru del momento abbiano capito che c'è un gran casino di dentro e cerchino di essere ancora dei riferimenti per prendere quella parte che protesta in maniera molto vivace e probabilmente anche per cercare di ammanzirla. Occorrono dei punti di riferimento nei momenti in cui qualcosa si sta rompendo e quindi credo che si siano assunti Grillo e Casaleggio il compito di dire va bene, adesso noi faremo l'opposizione dura al provvedimento, alla proposta di Conte, però restiamo tutti dentro l'alveo del Movimento 5 Stelle, perché bisogna stare attenti anche alle uscite, alle scissioni, alle fratture. Certo. Sono d'accordo, Casaleggio e Grillo devono interpretare l'ala movimentista, diciamo pure il sol dell'avvenire, la dittatura del proletariato un tempo, oggi la democrazia diretta in cui non ci sarà neanche più forse un Parlamento, in cui quindi non bisogna neanche votare mozioni, ordini del giorno, eccetera. Al tempo stesso non devono sfasciare il giocattolo Movimento 5 Stelle, non devono giocare allo sfascio. È un gioco delle parti. Se il Movimento 5 Stelle ritenesse che la TAV è un punto centrale del programma, farebbero nella prima Repubblica, sì, sfiducerebbero il governo. Direbbero per noi un punto essenziale del programma, se si fa questo facciamo cadere il governo. Non vedo nulla di questo all'orizzonte, anche perché
La verità è che fuori da una prospettiva di governo in questo momento il Movimento 5 Stelle non esiste. Non esiste perché non c'è nella società, non è più un movimento di opposizione, è un movimento che cos'è in questo momento? È il movimento, cioè, del governo. Non può portare a casa nulla, non lo so se è un movimento che prova a realizzare. Si può intestare delle battaglie, si può intestare il reddito di cittadinanza, sì, certo, non può intestarsi il TAP perché il TAP si farà. Allora, ma Marco, c'è una dialettica, ma per farlo deve essere anche al governo. Su questo. Sì. No, abbiamo però il tempo dopo, perché vorrei riprendere quella suggestione di Floris analizzando il terzo protagonista di cui parlavamo, che era il PD. Sì. Allora, oggi si è consumata una vicenda incredibile e quindi mi interessava sentire Giovanni. Cioè, arriva Renzi che dice: ho saputo che qualcuno non era contento che parlassi, quindi rinuncio al mio intervento e lo faccio su Facebook. Zingaretti lo insegue, prova a mediare, quando dice: non capisco perché litighiamo, il dado è già rotto e Renzi sta già parlando. Allora, l'operazione mediaticamente è perfetta, nel senso che Renzi ha acceso un riflettore e l'ha spento sul suo partito. Ma qual è il senso di questa operazione? Cioè, alla fine, qual è la strategia oltre l'evento di una serata? Giovanni, ci sei? Il dato di fatto, dal mio punto di vista... Sì, mi senti? Sì. Sì. Ok, allora, il dato di fatto, dal mio punto di vista, è che il PD si guarda i piedi. Si guarda i piedi perché siamo a luglio, di tutto questo dibattito arriverà domani sì e no il fatto che i 5 Stelle sono in crisi, arriverà non alla gente distratta ma alla gente di buonsenso, alla gente che guarda il succo delle cose, arriverà il dato di fatto che i 5 Stelle sono in una crisi forsennata, che Salvini pure questa volta nell'immediato almeno se la cava e sembra il più sveglio di tutti, e di tutte queste battaglie del PD non arriva nulla se non una cosa, che oggi per il PD ha parlato Renzi. Il fatto che non lo volessero far parlare, che Zanda si fosse arrabbiato, che Ansaldi avesse twittato contro Zingaretti è una vicenda che non arriva, dal punto di vista dell'opinione pubblica, alcuna rilevanza. L'unica cosa rilevante è che alla fine dei giochi oggi Renzi ha attaccato Salvini e Di Maio, fondamentalmente Salvini. Però dal punto di vista politico si ha un leader che è già uscito sconfitto dalla sua esperienza di governo che attacca chi ancora deve essere sconfitto nella propria esperienza di governo. Quindi in qualche modo è un colpo a vuoto. Se il PD fosse un partito, al di là di far parlare l'ala di Renzi o quella di Zingaretti, sceglierebbe una persona che possa dare una speranza di alternativa al mondo che sta cercando di governare l'Italia. Il fatto che stiano governando male l'Italia, gli italiani lo sanno. Lo sanno e dicono, però tra questi Salvini è quello che può fare di più. Quando vedono apparire Di Maio, dicono questo è un uomo in difficoltà. Quando vedono apparire Conte, dicono questo è uno alla fine che ha buon senso, secondo me punta a un'istituzione. E quando vedono un'istituzione, Renzi? Quindi è un'alternativa. Quando vedono Renzi dicono ma tu già ci hai provato e non ci sei riuscito. Allora Renzi, leader di una ala fortissima del PD, persona che comunque ha guidato un paese, persona che comunque ha portato un partito al 40% in chiave di partito, dovrebbe dire chi dei miei può dare una speranza al paese che messi da parte Salvini e Di Maio si possa fare qualche passo avanti? Io in questo momento no, magari in futuro sì, ma io in questo momento no, io e i miei no. Servirebbe Zingaretti pronto, chi portiamo secondo te, chi facciamo parlare? Questo è un partito che si prepara a dare un'alternativa. L'altro è una lite tra persone che dicono la cosa giusta, perché Renzi, guardate che ha detto tutte cose giuste, è solo che non ti ascoltano. Quando già hai parlato per tanto tempo, adesso le persone, perché sono di buon senso, non perché sono superficiali, ma perché sono di buon senso, dicono ho capito, ma adesso chi c'è? Allora là un bel partito trova chi far parlare, anche se ci sono sfumature, Zingaretti pensa un po' più questo, Renzi pensa un po' più quell'altro, ho capito, ma del PD chi parla?
Padellaro, analisi perfetta. Sentiamolo perché su questo, esattamente su questo punto, aggiungendo che nell'era nella quale viviamo non esiste più quel famoso centralismo democratico per cui c'è il partito che decide e dice parla il leader, gli altri seguono la linea. Questi tempi sono tempi passati, no? Sono passati, no, ma io intanto mi accontento del fatto che fosse un elettore PD che Renzi non ha attaccato Gentiloni o Letta o Zingaretti, perché già... Cioè, la notizia è questa, quindi. È la notizia che già è un passo in avanti. Ma seguendo il ragionamento di Giovanni, io dico questo, ma la gente si chiede, ma il PD che vuole, dove vuole arrivare? Allora, vuole arrivare alla crisi di governo, benissimo, per andare alle elezioni anticipate... Siamo sicuri che il Partito Democratico in questo momento bruci dalla voglia di andare a elezioni anticipate per prendere quanto? Cioè, onestamente, oggi il PD che sta ricostruendo faticosamente, diamo atto a Zingaretti anche del lavoro che sta cercando di fare, è in grado di essere quella forza... Tu dici no? Cioè, la vocazione maggioritaria, ma insomma, non mi sembra che sia il momento in cui il PD... pensa di poter prendere però... la guida. Allora Marco, governo. Fermo perché abbiamo il tassativo, dacci solo il titolo di quello che vuoi dire fra pochi istanti su questo tema cruciale, così la gente rimane inchiodata. Che Zingaretti voleva andare a votare, io non l'ho mai visto così contento come che era giovedì, quando sì, è venuto sì. Qua? Giovedì quando Salvini a Helsinki disse non mi fido più, non mi fido neanche sul piano umano. Voi l'avete gelato voi perché già nel comizio sì, aveva detto, era tornato indietro. Allora indietro. Salutiamo Giovanni Floris, grazie Giovanni per essere stato con noi, ti abbiamo strappato alle giuste e meritate vacanze. E grazie ad Antonio Padellaro. Buon lavoro. Noi riprendiamo subito dopo la doverosa pausa pubblicitaria con questo grande interrogativo di Marco da Milano. E altri ospiti. E che anche ci raggiungono, da Milano, che resta. Da Milano resta. Da Milano resta. E chi lo vuole prendere via? A tra poco. Ma che dici? A tra poco. Telespettatori, in una giornata complessa come questa abbiamo deciso di derogare alla famosa non regola del mandato zero, ma la regola di chiudere alle 21:30. Quindi mercoledì stasera eccezionalmente andiamo, come si dice, lunghi. E per farlo abbiamo ampliato, l'abbiamo detto all'unisono, abbiamo ampliato il nostro almeno parterre. Almeno una cosa l'hai detta all'unisono. Uguale, almeno su una. Marco da Milano, sequestrato, rimane con noi. Buonasera Sofia Ventura, grazie buonasera. Per essere qui. Marcello Sorgi, editorialista buonasera. Della Stampa, collegato da Catania, l'onorevole Giarrusso, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Prima di Rida, ciao, ci senti? Buonasera. Dov'è? Ecco, il regista dell'operazione Van der Leyen. Lo vediamo, ma non lo sentiamo, in pochi secondi risistemeremo il suo audio. No, no, non ti sforzare troppo che facciamo tutto noi, spero. E prima di ridare la parola a Marco da Milano, andiamo a sentire l'intervento, come possiamo definirlo, fragoroso di Matteo Renzi, che dal suo studio al Senato ha deciso di rivolgere questo messaggio al suo popolo. Vediamo. Sono 6 mesi che il povero Parrini tutte le volte ci fa una testa così con i soldi russi. Perché non è stato possibile che il Parlamento arrivasse prima della stampa? Perché la Casellati non ha voluto. Se Salvini è in buona fede, domani mattina deve salire i gradini del Tribunale e querelare una sola persona, il signor Gianluca Savoini. Qual è la linea politica rispetto alla Russia? E vi leggo un tweet. Il ministro Salvini dice all'allora Presidente del Consiglio, che ero io, «Ehi, imbecille, perché continui a rinnovare le sanzioni alla Russia, bugiardo e chiacchierone?» Al Presidente del Consiglio Conte, che oggi ha orgogliosamente ribadito il fatto che lui ha confermato le sanzioni alla Russia, come lo definiamo? Oggi vedere il Presidente del Consiglio balbettare parole messe in fila, Casalino evidentemente oggi non aveva avuto troppa fantasia, e pensare che questo è il Presidente del Consiglio dei Ministri era davvero una cosa che faceva male al cuore. Penso che oggi si sia persa un'occasione, perché se il PD avesse chiesto la mozione di sfiducia, oggi ne avremmo viste delle belle. Oggi avremmo avuto Salvini in aula anziché stare in ufficio a fare le dirette Facebook. Allora, le chiacchiere interne, le polemiche politiche delle correnti, le discussioni interne al PD le lascia a chi le vuol fare,
Io sono qui per dire che questo governo è il peggior governo della storia repubblicana, con il Presidente del Consiglio più incapace che la storia di questo paese ricordi. Allora, io non so se questo intervento resterà negli annali, però il modo, cioè quello di uscire dal Parlamento, sì, cioè Renzi diventa uno youtuber democratico, una specie di Stepney. E la domanda che ti faccio è, Zingaretti, accennavi a Zingaretti, ha fatto bene a non drammatizzare e a subire questa scissione digitale o avrebbe dovuto intervenire, redarguirlo, non lo so, qual è la linea? Dobbiamo notare che è la seconda cosa pesante, perché già Zingaretti, proprio in questi studi, era, eufemismo, non entusiasta di una richiesta di mozione di sfiducia che avveniva via Twitter. Scissione digitale è geniale, però bisogna riconoscerlo ogni tanto. Ma infatti, lo so, mi capita. Io da spettatore ho visto giovedì scorso Zingaretti, sì. Ho visto un barlume di felicità quando pensava che tutto stesse andando a rotoli e che le elezioni sarebbero state imminenti. Perché lui ha un problema, la sua leadership si gioca per ora su un tempo, benché lui dica io sto facendo non ci tempi sono i lunghi, gruppi parlamentari. In realtà si gioca su un non tempo, ci sono i gruppi su un tempo breve, nel perché i gruppi parlamentari sono completamente fuori controllo e anche la vicenda di oggi lo dimostra, non tanto la questione ridicola che Renzi non parla, ma l'enfasi che è stata messa su questo punto anche dal capogruppo. Il capogruppo vestito Panama che dice che bisogna dare spazio alle minoranze. Al tempo stesso Renzi, e sappiamo come la mozione di sfiducia, perché l'abbiamo seguito nel corso degli anni, quando c'era Rifondazione, quando c'era l'Ulivo, quando c'era la sinistra interna AIDS, la mozione di sfiducia è sì contro il ministro di turno o contro il governo di turno, ma sta lì a significare che c'è qualcuno che fa l'opposizione davvero, mentre gli altri non la fanno. E adesso Renzi, che per anni è stato accusato di essere quello che inciuciava con Berlusconi, che era allargato a un pezzo di centrodestra, adesso scarica su Zingaretti di fatto l'accusa di essere morbido, di essere moscio, di fare le cose il giorno dopo. E oggi quindi quel messaggio che è tutto contro Salvini in realtà è anche tutto, poi lui dice non voglio fare polemiche interne, ma intanto è tutto contro Zingaretti. Possiamo coinvolgere subito Marcello Sorgi, tenendo il filo, come dire, di questa crisi che si è vissuta da una parte nelle aule, come è corretto che sia, e dall'altra in rete. Per cui abbiamo avuto il messaggio di Salvini che non si è presentato, il messaggio di Renzi e poi il messaggio di Di Maio. Sì, io devo dire, ho seguito la vostra discussione, dissento su un punto. Io non credo che Conte sia andato in Parlamento per attaccare Salvini o per marcare la distanza da Salvini. Cioè, lui, quando ha deciso di andare in Parlamento, c'è andato per ricompattare la sua maggioranza, si è candidato a fare il difensore di fiducia, e se non ci riusciva, di fiducia d'ufficio di Salvini, e sperava che Salvini ragionevolmente gli desse degli elementi tali che per spiegare la faccenda e passare avanti. Questo era l'obiettivo di Conte. Invece, se Conte fosse andato in Parlamento per menare a Salvini, avrebbe fatto male a se stesso. Cioè, quello è l'alleato più difficile, ma anche il più necessario che ha, e soprattutto usciva da un momento di gloria rispetto alla Lega, perché aveva detto il sì alla TAV. Quindi, se fosse andato in Parlamento per fare quello che tutti stasera dicevano, ha preso le distanze da Salvini, ha rivelato che ha mentito, ha detto che Savoini era nella sua delegazione, erano le uniche cose che sapeva, cioè la cosa più importante che ha detto, secondo me, io ho chiesto a Salvini e Salvini non mi ha risposto. E questo come si legge? È una cosa determinante, te lo dico subito, si legge col fatto che Conte ha preso un'iniziativa senza valutare le conseguenze che gli potevano capitare, cioè, impreviste. Voce, cioè, stai dicendo voce dal senso sfuggita quella? No, non è voce dal senso sfuggita, io dico che quando si prende un'iniziativa politica, specialmente il Presidente del Consiglio, deve calcolare che può andare in un modo e in un altro modo. Lui ha scambiato l'aula del Senato per un uomo di giustizia, come quelle che lui è abituato a frequentare con un certo prestigio, perché è un super avvocato Conte. Quindi ha detto io sono l'avvocato del popolo, oggi faccio anche l'avvocato di Salvini. Piccolo particolare, Salvini non voleva essere difeso da Conte, quindi la giornata di oggi è stata una giornata secondo me catastrofica per il Presidente del Consiglio, perché sia la Lega
con lo schiaffone che gli ha dato Salvini di non presentarsi in aula, sia i 5 Stelle con lo schiaffone che gli hanno dato uscendo dall'aula, gli hanno inteso dare una regolata, cioè hanno detto guarda Conte che qui il governo siamo noi, non sei tu, quindi stai attento, non ti allargare come dicono a Roma, stai attento a quello che fa. Però la linea la fa lui, però poi la linea la fa lui sulla TAV. Ma dai Luca, la fa lui, ma secondo te Conte ha detto sì alla TAV senza avvertire Di Maio, senza il permesso di Casaleggio, ma vogliamo scherzare? Conte ha avuto il permesso di Di Maio, di Casaleggio, e arrivo a dirti pure di Grillo, con il fatto che stasera Di Maio dice noi voteremo contro, tanto sanno che in Parlamento c'è una larga maggioranza a favore. Cioè Conte è una persona ragionevole, accorta che oggi ha preso uno scivolone enorme che non c'era messo, cioè se lui si fosse fermato a ieri alla TAV ma non poteva fare diversamente, che avrebbe potuto fare? Ma, cioè, lui è andato lì in difesa di Salvini, non stato chiamato lui, era stato chiamato il ministro dell'interno, e il ministro dell'interno ha detto vado al question time, cioè do una risposta sbrigativa. Lui ha detto no, piuttosto che il question time vado io, ha offerto il suo petto in difesa di Salvini, ha sbagliato, non glielo faceva fare però nessuno. Scusami, poi stiamo su Via Ventura, però è quasi a dire io devo mettere essendo il Presidente del Consiglio e dovendo anche da Costituzione coordinare ed essere il primo tra tutti nell'azione di governo, metto il mio prestigio e la mia faccia per, come dire, per certificare, scusami, che non c'è stato nessun illecito, scusami, che ha salvato anche se stesso andando, l'onorabilità del suo governo. Questo lui non lo ha detto, questo lui non l'ha detto, lui ha detto, io non so cosa ha combinato Savoini perché Salvini non me lo ha detto. Posso solo dirvi che Savoini non c'entra nulla col governo che quando va all'estero insieme a qualche ministro del governo ci va perché lo chiama Salvini. Questi sono tutti dati di fatto che lui aveva, ma non ha mai detto che Savoini non ha commesso un illecito, perché non lo sa. Ha detto più volte che lo Stato al momento ha infarcito il discorso, però c'è la menzogna, il punto simbolico è se quello dice stava in una delegazione del governo, non l'ho portato io, e tu comunque con garbo, con moderazione, con tono asettico metti nero su bianco che questa cosa non è vera. E stai smontando un pezzo enorme della narrazione di Salvini. Questo mi sembra un punto. Dice, cioè questo qui lui l'aveva già detto, quindi non potevano ripeterlo. Quello che gli è mancato sono stati gli argomenti che Salvini doveva fornirgli per legittimare la sua presenza nel governo, cioè per dire guardate sì c'è stato anche questa menzogna, chiamiamola così, perché è tale, c'è stata questa bugia in cui lui ha detto ma io manco lo conosco, e poi invece due giorni dopo ha detto sui social è amico mio da 20 anni, figurarsi, Savoini, una persona che conosciamo benissimo, d'altra parte quello è nella Lega da 20 anni. Però il punto è che Conte voleva fare una cosa e ha ottenuto l'effetto opposto. Nella giornata tragica del suo rapporto con la Lega c'è stata la cosa dei 5 Stelle, che era del tutto in attesa, tant'è vero che lui poi si è infuriato col capogruppo dei 5 Stelle. Perché diceva, siccome stiamo parlando qui per salvare da molti minuti e così l'ha fatto Mentana, senza avere una interpretazione autentica sui 5 Stelle, noi abbiamo Giarrusso e la prima domanda che gli facciamo è: avrai sentito sicuramente quello che ha detto Mentana, quello che abbiamo detto noi, quello che ha detto Padellaro, quello che ha detto Floris, cioè in questo momento i 5 Stelle sono in una fibrillazione che è senza controllo, o pensi che in qualche modo la svolta sulla TAV sia l'ennesimo passo di Di Maio verso la mutazione del 5 Stelle da forza di opposizione a forza di governo? No, io penso che il TAV sia un punto fermo per moltissimi esponenti, forse tutti, dei 5 Stelle contro il quale battersi, come sapete io personalmente. Anche prima di entrare in politica, avendo studiato questo dossier, sono estremamente contro e ho raccontato le ragioni nel programma per cui lavoravo, per cui quest'opera è dannosa e pericolosa per l'ambiente, ma allora conveniente da un punto di vista economico. Questo, guarda, per carità, è un'obiezione che ho sentito, potrebbe essere una mossa estrema, se no non mi ricordo se l'ha detta Padellaro, adesso io non ho sentito Mentana, ti contraddico perché sono arrivato di corsa per fare questo collegamento in corsa con voi. Ho sentito Floris, alcuni di voi, anzi piacerebbe rispondere. Chiaramente è un punto dolente per noi, è evidente questo, perché noi siamo tutti contrari. È vero che è il Parlamento a decidere,
da questo punto di vista la democrazia è democrazia, però è vero anche che si creerebbe un asse Lega, PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, quindi su un argomento sul quale personalmente è come me, molti, anche dei nostri attivisti, ai quali dobbiamo sempre dare retta e ascoltare giustamente e valorizzare, sono contrari, ma per dati di fatto. Il problema è che viviamo in un paese nel quale, per fare da Siracusa a Trapani, va bene che ci stia 13 ore col treno nella stessa regione, e poi si è creato un movimento di opinione legato alle lobby che vogliono fare quell'opera inutile, dannosa, economicamente insensata e ambientalmente disastrosa, perché serve ad arricchire qualcuno. Tu toglieresti la fiducia? Molti se partiti. È così importante. No, guarda, tu sai, Luca, perché ci abbiamo un rapporto, e ti dico, io essendo un parlamentare europeo non mi sembra neanche corretto dire io farei, io non farei, perché questo lo possono dire i senatori e i deputati che sono lì, che ogni giorno parlano col capogruppo, parlano con i sottosegretari nostri, quindi da questo punto di vista mi sembrerebbe anche scorretto. Certamente è un punto molto delicato, ho letto anche il post di Beppe Grillo che dice giustamente la democrazia è questa. Io in tutti i modi che questo famoso buco nella montagna non si faccia, che noi riusciamo ad evitarlo. Sentiamo Sofia Ventura, però in 30 secondi Gianluccio, se mi vuoi rispondere, sì. Mi sembra sì. Però interessante capire da te, che sei un militante, un deputato, quindi un dirigente del movimento, sì. Se dal tuo osservatore, dal tuo punto di vista, questa alleanza con la Lega in un certo qual modo comincia a scricchiolare. No, Davide, no. L'alleanza con la Lega secondo me funziona, e ho sentito Floris che dice la gente sa che stanno governando male l'Italia, ma non è affatto vero, questo è un luogo comune, anche mi dispiace da Milano ha detto il Movimento 5 Stelle se non è al governo non è nel paese, ma forse sono quelli che furono i lettori dell'Espresso che non ci sono più e che lo mandano in crisi. Il Movimento 5 Stelle nel paese è pieno di attivisti, di persone che lo votano, che gli vogliono bene. Io giro, domani vado in Sardegna, però da giro giornalista continuamente il mio collegio. Dovresti apprezzare almeno, se te lo ricordi, le inchieste libere che da Milano fa, come magari non le facevi detto anche che tu da quando Milano non fa facevi sto mestiere. Non ho detto che da Milano non fa inchieste, ho detto che è un dato di fatto purtroppo che molti giornali, compreso l'Espresso, perdono lettori, ma questo non è un attacco a da Milano, la verità va sempre detta, e mi dispiace anche, però mi dispiace anche che si dica il falso. In percentuale non abbiamo perso la metà degli elettori. Di chi ha fatto il reddito di cittadinanza, di chi ha fatto il decreto dignità, di chi ha fatto l'anticorruzione, tutte cose che aspettavamo da 30 anni. Dino, abbiamo un tassativo. Che sta governando male. Stai tranquillo che abbiamo un altro blocco per discutere, ma voglio che prima della pubblicità, per tenere inchiodate le masse, Sofia Ventura annunci un tema cruciale che ha toccato oggi, che non riguarda una bottega, una curva o una fazione. Il tema è questa facebookizzazione del Parlamento, perché in qualche modo era senza precedenti. Oggi è stato veramente plateale, ci sono tanti segnali. Dai il titolo e poi lo diremo dopo. È un tweet di Sara Bentivegna, che è una delle principali studiose di comunicazione, che appunto ha parlato di questa facebookizzazione e ha detto forse dovremmo fermarci un attimo a riflettere, ma tutti quanti dovrebbero fermarsi un attimo a riflettere. Una battuta, però, se dopo mi fai dire questo blocco, questa del Movimento 5 Stelle è un'enorme messa in scena, e invece che discuterne come se fosse una cosa seria, dovremmo iniziare a parlarne come una messa in scena. È la tua opinione. Dopo la pubblicità, tutte le voci, tutte le opinioni in onda. Di nuovo in diretta per una puntata che non doveva essere lunga, ma l'abbiamo resa tale visti gli eventi. Sofia Ventura, l'uso della rete, l'uso del videomessaggio e la messa in scena, come l'ha definita lei, di Di Maio. Teniamo insieme le due cose partendo da questo uso dei social, che ormai è diventata la caratteristica di questa Terza Repubblica. Sì, ma non solo di questa Terza Repubblica, è una cosa che troviamo anche in altri paesi. Quello che contraddistingue secondo me l'Italia, e poi appunto quello che è accaduto quest'oggi, è il fatto che aggrava una cultura politica delle istituzioni, una cultura istituzionale che già storicamente è molto fragile in Italia.
era molto fragile anche secondo me con leader precedenti, con Berlusconi in primis ma anche con Renzi. Oggi con Salvini e Di Maio siamo al clou. Perché? Perché non hanno una cultura politica istituzionale, diciamo, alle spalle, non sono neanche interessati a svilupparla, ma hanno l'idea, e questo in particolare Salvini come leader, perché la leadership di Di Maio è un po' diversa, hanno l'idea, l'antica idea del gepensimi berlusconiano, che fare politica significhi semplicemente dire ok, adesso arrivo io, ovviamente devo cambiare il mondo, perché i leader di quest'epoca devono sempre tutti devono cambiare il mondo, quindi se devo cambiare il mondo cosa faccio? Faccio quello che è necessario fare, per fare questo cosa devo fare in più? Devo convincere la gente, e la gente, io alla gente come parlo? Cioè, con la faccia che riempie il video, con una mimica come quella di Salvini, una funarizzazione per convincere ovviamente delle mie tesi. Questa facebookizzazione, tra l'altro, però deve anche farci riflettere sul fatto che ormai i leader politici parlano soltanto al loro target, cioè tutti e tre, Matteo Renzi, Matteo Salvini e Di Maio, hanno parlato unicamente al loro mondo per cementarlo, per dare degli argomenti. Sorgi. Perché questi argomenti poi, chiudo, questi argomenti che poi loro propongono, che sono in qualche modo rassicuranti, dei soliloqui, ma che autorassicurano, ti danno la spiegazione, poi li ritroviamo per esempio sui social network utilizzati a loro volta dai come fan, dei meme animati, no, a cascata. Allora, a cascata. Marcello, tu sei a memoria storica qui fra noi stasera, io ti ho solo due input. Il primo, che Bossi era molto parlamentare, era un leader extraparlamentare che ha fatto tutte le sue cose in Parlamento, la famosa dichiarazione di sfiducia a Berlusconi, il nord le toglie la fiducia. E, come faceva, scusami? L'hai sentito. E l'altra cosa è che ci fu un dibattito enorme in redazione, tu eri direttore, quando arrivarono le prime videocassette di Berlusconi, e tu sei testimone di quel dibattito, che era non le mandiamo in onda perché non c'è un giornalista che fa una domanda e può potenzialmente contraddirlo. Questo è altro, la videocassetta è l'antenato del messaggio Facebook. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ci ho pensato tante volte quando è cominciata questa storia, che a sera, peraltro, insomma, i colleghi che fanno il resoconto della giornata di Salvini e Di Maio, li vedo, li piango, perché la sera gli arriva sempre, verso quest'ora, mezz'ora fa arriva sempre la diretta Facebook, quindi è uguale alla cassetta di Berlusconi, con la differenza che Berlusconi la mandò la prima volta, credo che la mandò con una certa ingenuità, nel senso diceva io uomo di televisione vi mando una cosa fatta bene, con la calza davanti, insomma, con le luci giuste, e poi le volte successive si rese conto che non lo poteva fare, ed è un uomo che è stato intervistato varie volte, non sempre ha risposto, quasi mai anzi, però le domande le consentiva, mentre Salvini e Di Maio le domande non è che non le consentono, ma era, non giusto, frega niente. Era giusto mandare le videocassette con i videomessaggi di Berlusconi? No, era giusto riconoscere il fatto che una televisione, un giornale, quando un leader politico accetta di avere un incontro, deve fare le domande. Gianrusso, Di Maio come Berlusconi, questa è l'accusa terribile, parallelo agghiacciante che Luca Telesi ha proposto qui su questo tavolo. No, veramente, devo dire, lo condivido. Renzi, Salvini e Di Maio, cioè i tre populismi italiani usano l'appello diretto alle masse. Per la prima volta devo sottoscrivere la mozione Telese, e quindi leggiamo. Un'altra questa epoca, ragazzi, quella di Berlusconi con le videocassette era un'altra epoca, non esistevano i social, non esisteva internet, forse era un fenomeno marginale, non esistevano neanche i telefonini, avevano in pochi i telefonini, era il 94, io avevo 19 anni, era un altro tempo, quindi non lo paragonerei a oggi, e comprendo il direttore Sorgi che dice la disperazione delle cose che arrivano all'ultimo, però oggi la politica è fatta anche sui social. Però attenzione, nell'epoca di Berlusconi e nell'epoca di oggi è rimasta una cosa, che è l'importanza della televisione, perché quasi sempre tutti i leader di oggi, quelli più eleganti e quelli più, come dire, popolari, chiamiamoli così, più che populisti, preferiscono, sono condizionati anche loro da quello che viene raccontato in televisione. Questo, secondo me, i social non lo hanno scalfito. I social correggono, parlano, commentano spesso e volentieri di quello che
passa in televisione. Infatti alcuni argomenti dell'agenda hanno un peso maggiore rispetto ad altri. Del caso Lotti, che secondo me è uno dei più grandi scandali della Repubblica, si è parlato molto poco, di altri casi si è parlato molto più. E questo non è un caso, non è che è stato estratto a sorte l'argomento di cui parlare. Però da te, oltre all'analisi politica da giornalista, e che quindi ci fa piacere che tu ce la faccia, ci aspettiamo oggi anche una cosa in più, perché tu oggi hai un ruolo politico e rappresenti a questo tavolo il Movimento 5 Stelle. La cosa che allora ti vorrei chiedere in tutta sincerità è, dopo una giornata come questa, sono le 22.06, il Movimento 5 Stelle oggi lo vedi più solido, più come dire, determinato, oppure qualcosa anche lì dentro sta cambiando? Guarda, è una giornata che ha segnato qualcosa del Movimento o no? Perché alla fine il TAP si farà, la TAV si farà. Come andrete in Val di Susa? Cosa andrete in Val di Susa a dire ai vostri militanti, a quelli che vi hanno votato? C'è un film di Nanni Moretti dove un attore, il Palombella Rossa è il film, un attore interpretato da Mario Schiano, che era un jazzista, dice, fa tutte le, parlando del PC, tutti i sinonimi della parola crisi. Allora, fra i sinonimi c'è quello di movimento, di cambiamento, di e può essere anche un miglioramento. È Palombella chiaro Rossa. Come, scusa? Palombella Rossa. Palombella Rossa, sì, l'ho citato. È chiaro che è un passo molto difficile quello di oggi. Io non mi nascondo, ragazzi, perché per me il TAV, per me per primo, sarebbe molto difficile da mandare giù se si facesse. Però io, il fermento che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, dei nostri attivisti, può essere anche un fermento molto positivo. Quello che abbiamo fatto in Europa con diventare decisivi per l'elezione di von der Leyen, vi assicuro che ha moltissimi feedback positivi da parte dei nostri attivisti. Il governo ha moltissimi fans fra i nostri attivisti, anzi quasi tutti i nostri attivisti sono molto felici del fatto che siamo al governo, perché abbiamo fatto buone cose. Quando facciamo cose che non gli piacciono, chiaramente, essendo un movimento molto democratico, molto basato sul rapporto immediato, diretto anche sui social con i nostri attivisti, chiaramente ci sono delle lamentele. Però io credo che questo momento sia non negativo, ma sicuramente di cambiamento. Se noi sapremo sfruttare calibrare le cose, una volta che siamo diventati una forza di governo, sarà una crescita del movimento. Se invece si vanno agli scontri interni, alle cose, sono consapevole del fatto che c'è il rischio di sfasciare qualcosa. Posso aggiungerti una cosa? Sì, Sorgi. No, volevo aggiungere questo, che sì, la Facebook, però no, non diciamo che la crisi del Parlamento comincia con Facebook con i 5 Stelle. La crisi del Parlamento è una cosa un po' più vecchiotta. E non diciamo neanche che il governo attuale è un governo particolarmente autoritario con il Parlamento, perché bisogna risalire a 30 anni fa. Insomma, cioè, da 30 anni a questa parte il Parlamento conta molto poco. Perché c'è stato il maggioritario, attenzione, perché abbiamo sfiorato una riforma in cui il governo voleva prendersi tutto il potere. Ce la ricordiamo, la riforma di Renzi, che è stata respinta nel voto del referendum. Cosa può capitare adesso, imprevedibilmente? Il contrario, che essendo tornato il proporzionale, in Parlamento possono fiorire dei gruppi organizzati che non fanno quello che vuole il governo e non fanno neanche quello che vuole Di Maio, Grillo o Salvini o Renzi o Zingaretti. Il Parlamento proporzionale è sempre stato un po' centrale ed è sempre stato un po' anarchico rispetto a queste pulsioni, chiamiamole autoritarie, dei governi e dei leader dei partiti. Quindi i leader padroni dei loro movimenti o partiti appartengono alla fase precedente. Se continua così, in questa legislatura in cui ogni 2x3 diciamo che finisce tutto e si va alle elezioni, se continua così, noi assisteremo a delle sorprese incredibili, che ci saranno dei parlamentari che dicono: sapete che c'è, noi le elezioni non le vogliamo e quindi votiamo per qualsiasi governo, mandateci anche un generale dei carabinieri, noi lo votiamo. E sai, a quel punto Di Maio, Salvini riveleranno, cioè, si accorgeranno che non è così facile comandare in un Parlamento proporzionale, sì, però, come questo. Però se lo risentiamo, che non tutti l'hanno seguito. Vediamo Di Maio. Scusa, tutto questo ci Marco. Dice che il cambiamento assomiglia molto al trasformismo del 1880. Ben cioè, noto l'Italia. No, facciamo. Sì, però in realtà non è neanche. Ma il cambiamento ci allora, però vediamo il reperto. Esaminiamo, partiamo dai fatti. Vediamo il reperto di Di Maio oggi in questa diretta Facebook. E poi, Marco, il tuo parere sulla Facebook
politicizzazione, perché non è il fatto solo che c'è una diretta Facebook, è il fatto che viene messa per la prima volta simbolicamente in antitesi con il Parlamento, se no ne arrivano 100.000. Oggi i leader, i tre leader populisti hanno detto: noi nello stesso orario usiamo i nostri canali. Vediamo la clip. La prima cosa che voglio spiegare è che il Movimento 5 Stelle non è mai stato contro le linee ad alta velocità. Noi siamo sempre stati contro e continuiamo ad essere contro un'opera che si chiama TAV Torino-Lione. Perché in queste ore si sta dicendo che il Movimento 5 Stelle sta smentendo il Presidente Conte. Io voglio prima di tutto dire che ho piena fiducia in Giuseppe Conte, lo ringrazio per il lavoro che sta facendo e nello specifico lo ringrazio anche per essere andato al Senato della Repubblica oggi a riferire sulla Russia, ma credo fosse un atto non dovuto, perché lì ci doveva andare qualcun altro a riferire sulla questione Russia e probabilmente non staremmo parlando da settimane di questa questione, bastava un intervento in aula ed è per questo che i nostri senatori hanno voluto segnalare questa assurdità in Senato non partecipando alla seduta. In questo ministero ci sono i rompicoglioni, come venivano definiti all'interno delle intercettazioni telefoniche, e sono quei rompicoglioni che stanno fermando e hanno fermato dei tentativi osceni di mettere le mani sui vostri soldi e utilizzarli per interessi personali o addirittura, secondo l'inchiesta, per interessi legati a prestanome della mafia. Noi battaglieremo e andremo avanti sul tema del TAV Torino-Lione fino alla fine. Non è finita perché bisogna andare in Parlamento e comunque non sarà mai finita, perché per noi quell'opera resta inutile. E comunque non sarà mai finita. Ci possiamo focalizzare, Marco da Milano, su due elementi? Il primo è interessante quando Di Maio dice la fiducia nel Premier c'è, ma doveva andarci qualcun altro, stoccata, come ricordava Sonno. Due stoccate a Salvini, l'altra al riferimento al caso Siri, ovviamente. La seconda, che riascoltandola, effettivamente io l'avevo seguito durante la diretta di Mentana del telegiornale, la seconda, effettivamente, quando Di Maio lascia aperta e dice noi faremo la battaglia in Parlamento, aperta parentesi, i numeri sappiamo quali sono però in Parlamento e quindi bisogna tenerne conto, ma la battaglia non è finita e andremo avanti. Andremo avanti a fare cosa? Ma io condivido la categoria della messa in scena e credo che queste esternazioni la sottolineino. Prima di quello che abbiamo visto di Salvini, mi ha colpito una cosa, quando ha detto come sarebbe bella un'Italia senza Renzi, Boschi, Zingaretti, eccetera. Io almeno di qualcuno di questi personaggi potrei anche sottoscrivere, ma il punto è che... No, il punto è che in questi video, in questi messaggi... Perché c'è potresti esattamente... sottoscrivere la cancellazione? Fammi dire. Il punto è che in questi video c'è esattamente quel mondo lì. La cancellazione di un mondo dove ci sono gli avversari, dove ci sono quelli che non ti piacciono, dove ci sono le domande, dove ci sono i giornalisti che ti rompono le scatole. Allora, questo è un mondo in cui... Il Parlamento certo che è in crisi da molti anni, però è un mondo in cui comincia ad avere un concetto un po' diverso di democrazia. È un mondo dove parlano tutti da soli, parlano al loro popolo, al loro pubblico e non c'è mai un'interferenza. Quindi quella cosa che sembrava molto simpatica, e ho detto la posso condividere per paradosso, il fatto che ci sia gente che ti sta antipatica, il fatto che ci sia un avversario politico che è il luogo del Parlamento, è il luogo delle elezioni, certo, è il luogo di un talk show, è il luogo di una conferenza stampa, ecco, quel mondo lì, ecco, a me non piace. E un leader che lo dice può sembrare simpatico, anch'io gli mando un bacione, però a me preoccupa non poco, anche perché quel leader oggi sulla questione Russiagate non ha risposto a nulla, cioè ha fatto finta che questa questione non esistesse. Se fossimo stati nell'America dei primi anni 70, ok, non c'erano i social, non c'erano le videocassette, non c'erano i telefoniti, non c'era tutto quello che ti pare, ma Nixon si sarebbe scrollato di dosso il Watergate con un messaggio, con un dicendo lo fanno i giornali sono morti e io vado avanti. No, in America è diverso. Sentiamo Gianrusso. Non è solo un fatto tecnico, perché il fatto tecnico che c'è una piattaforma, il social, la TV, la TV a colori. È un fatto culturale, Marco. È un fatto culturale, perché culturale, in America... Certo.
In America la stampa ha un peso molto differente che ha per noi. Faccio due esempi velocissimi. Se parlate di Parlamento, un Presidente del Consiglio in carica va in Parlamento e dice solennemente, per una questione di serietà, se perdo questo referendum, lo dico qui nella solenne aula del Parlamento, non farò mai più politica. In America non potrebbe veramente mai fare più politica, perché tutto il sistema della stampa glielo impedirebbe, raccontando quello che è, cioè una persona che ha mentito nell'aula del Parlamento. Se un corruttore dice di un movimento politico quelli sono i rompicoglioni, cioè quelli sono le persone, la forza politica che non mi fa fare i miei affaracci di corruzione, i giornalisti riconoscerebbero in America che quella forza politica fa il bene del paese perché non sta alle corruzioni. Invece in Italia tu che sei un politico di governo in questo momento hai appena goduto, perché un giornale di opposizione perde i lettori. Sei un politico di potere perché hai appena detto che sei tutto felice, che grazie ai tuoi voti hai determinato l'elezione del Presidente della Commissione Europea. Ma Però non capisco che differenza c'è tra un politico di governo barra di potere, che oggi si chiama Dino Giarrusso, che attacca un giornale di opposizione e altre forze politiche del passato, quelli che facevano l'editto bulgaro, quelli che facevano... Dino, proposta, vuoi chiedere scusa? Siccome la clip è già in rete, Dino, la rete è così strana che la clip sta già girando. Siccome non è neanche una battuta originale, non c'è entrata a Milano. Siccome per me tu puoi dire, spero che l'Espresso si prenda 100 querele, ma non puoi dire spero che chiuda. Non puoi chiedere scusa. Quale cambiamento venga interpretato da un politico di potere un giornale di opposizione? Se mi dite dove è il cambiamento, Nixon, Berlusconi, è un elenco infinito. Trump, sì. Facciamo rispondere Giarrusso. Io voglio solo una cosa, Giarrusso, per saperla. Mettiamo che sia una battuta che ti è scattata. Sei disposto a chiedere scusa, non a dire non l'ho detto, perché è in rete. Oh signore, non ho detto spero che chiuda, l'hai detto in maniera furba. L'Espresso ha perduto delle copie rispetto a quando io ero abbonato ed era un giornale grosso così, ora ha meno lettori ed è un giornale sottile così. Non ho mai detto che da Milano... Però ti dà fastidio lo stesso, questo mi fa felice. L'Espresso spero che chiuda, io non l'ho mai detto, mi avete sentito dire spero che l'Espresso chiuda, sarebbe falso perché sono felice di dare fastidio a un politico di governo e di potere. Ci mancherebbe. Coinvolgiamo Sofia Ventura in questa querelle, guardando anche a quello che avviene dall'altra parte dell'Atlantico, dove proprio oggi c'è un procuratore che dice è abbastanza evidente che ci sono state delle ingerenze da parte dei russi nella campagna che ha portato poi alla vittoria di Donald Trump. Tutto questo non serve, non è bastato per dire che Trump si deve dimettere. Cioè la questione della crisi delle istituzioni, della stampa, non riguarda soltanto la stanca e vecchia Europa, ma riguarda anche una tradizionale democrazia come quella americana, in cui una volta bastava un articolo di un giornale per far cadere il governo. Oggi non basta né una inchiesta di un procuratore che dice le infiltrazioni russe ci sono state, e quindi ancora maggiormente le inchieste dei giornali sono acqua fresca. Adesso staremo a vedere nel caso degli Stati Uniti, che forse hanno qualche anticorpo in più rispetto all'Italia, però il punto è proprio la forza di queste leadership populiste, che hanno la capacità di creare un consenso nel paese enorme che Renzi non più. No, ma non lo considero un vero e proprio leader populista, Renzi, sinceramente. Sì. Era un populismo soft, è stato un ibrido. Comunque, un populismo di establishment. Mainstream, che però c'è un salto di qualità con le leadership attuali, sia in Italia che negli Stati Uniti. E quindi nel caso appunto degli Stati Uniti noi vediamo all'opera proprio questa potenza, per cui questi leader si sentono sostanzialmente al di sopra di tutto. E il me ne frego.
E me ne frego. Se posso ricollegarmi a quello che si diceva e aggiungere anche un'osservazione rispetto a quello che diceva Marco da Milano, cioè il tipo di contenuti dell'intervento di Salvini, c'è un altro elemento che ci deve preoccupare, cioè la personalizzazione del nemico. Il fatto che viene sempre il nemico, Zingaretti, la Boschi, Renzi, viene sempre chiamato la Boldrini non manca mai, viene sempre indicato per nome e cognome. E questo perché? Perché l'odio è più, diciamo, è più facile da creare sulla singola persona. Sulla questione che si diceva prima, il Parlamento è in crisi da 30 anni, verissimo, però certe tendenze accelerano. E cosa abbiamo visto noi a questo proposito oggi pomeriggio? Abbiamo visto appunto un ministro dell'Interno che dice che lui sta dicendo cose importanti e serie, lui sta raccontando la realtà, non aria fritta, mentre in Parlamento, dove aveva appena parlato il Presidente del Consiglio, si raccontano delle chiacchiere. Quindi c'è anche proprio una volontà di delegittimare quello che avviene all'interno del Parlamento. Sì, cioè, però hanno bisogno del Parlamento, perché la fanno mentre parla del Parlamento, perché ancora simbolicamente il Parlamento è quello che accende in un'estate svagata l'attenzione delle persone. Sono dei parassiti. Lo sgarbo istituzionale di cui parla Sofia Ventura. E poi chiudo, ne hanno bisogno come scena, e infatti l'uscita del Movimento 5 Stelle oggi è stata una parte della messa in scena, quanto sappiamo benissimo che a Casaleggio del TAV non interessa assolutamente, che Conte non ha certamente preso una decisione. Però voi non dicevate Casaleggio, che i 5 Stelle dovevano diventare forza di governo e dire sì alla TAV? Voi non so l'avete detto per tanto tempo. Io non ho mai pensato che il Movimento 5 Stelle potesse diventare seriamente forza di governo, però è evidente che Casaleggio e Di Maio hanno dato un ok a Conte, se no Conte non avrebbe preso quella posizione. Quindi poi io sono convinta che Giarrusso e altre persone sinceramente ora faranno una battaglia. E se fosse Conte che lo ha imposto a Casaleggio e a Di Maio? No, non sto scherzando. Perché in questo momento ha le chiavi di casa, è quello che ha trattato con l'Europa. Cioè, Casaleggio, Di Maio sono... Io penso che... Posso dire non che dico non tutti noi, ma alcuni di noi hanno avuto almeno un parlamentare dei 5 Stelle, di quelli più vicini a Di Maio, che quando la faccenda della TAV era diventata drammatica in campagna elettorale, ci ha detto: guardate, scommettiamo che diciamo sì alla TAV. E quindi, cioè, parlamentari vicini a Di Maio. Quindi su questo non ci sono dubbi. Vorrei dire una cosa: stiamo attenti a non guardare la realtà con l'occhio strabico dei social. Perché il caso Salvini è emblematico, secondo me, del fatto che ci può essere la crisi del Parlamento, ci può essere un successo elettorale strepitoso convogliato anche dai social, come è successo a Salvini, che passa dal 17 al 34% in un anno, ma se poi non fai politica o commetti degli errori politici, come è successo a Salvini, finisci in mutande. Lui ha stravinto le elezioni il 26 maggio, era il padrone dell'Italia, poi ha sbagliato delle mosse in Europa, perché fino al giorno prima diceva che avrebbe votato la von der Leyen. Poi quando ha visto che i 5 Stelle la votavano, allora ha scommesso sul rosso e sul nero. Loro sono sul rosso, io mi metto sul nero, così se non viene eletta i voti determinanti della mancata elezione saranno miei, quando invece Kaczynski, Orban, politici insomma un po' più attrezzati di lui hanno detto: ma Salvini, ma vieni a votare con noi, te lo diciamo noi. E lui non l'ha voluto fare, quello è un errore blu, da quello discendono tutti gli altri. In più gli arriva la legnata dell'inchiesta russa, che appunto oggi doveva trovare una sua conclusione parlamentare, grazie al fatto che lui non ha risposto al telefono a Conte. Quindi sarà il tormentone dell'estate. Io mi aspetto una bellissima terza puntata, e forse quarta, quinta. Con tanti lettori. Non ha bisogno della nostra pubblicità all'Espresso, ma avete ancora qualcosa? Io lì vedo dalle tasche spuntare qualche carte segrete. No, allora l'Espresso c'ha altri documenti? Sì. Continuiamo altri documenti nel prossimo numero. Continuiamo a lavorare. No, che vuol dire continuiamo a lavorare? Continuiamo a scavare, a vedere. No, ma ci sono già o no? Ci sono già o no altri documenti? Questo lo vedi venerdì nelle anticipazioni e domenica in edicola. Quindi nuova puntata venerdì e domenica in edicola. Allora, una cosa. Giarrusso.
Gianrusso. No, se non si è capito bene, non ho mai detto né pensato che l'Espresso debba chiudere. Ho constatato che perdeva lettori perché da Milano aveva detto che noi non eravamo nel paese. L'ho detto con grande anche la mia era una constatazione, diciamo, circa la metà degli elettori da un anno all'altro. Però vorrei dire al direttore Milano che è anche strano che un direttore di giornale faccia anche un programma televisivo che si chiama Propaganda Live, che diciamo non è il massimo dell'obiettivo. Cioè, perché Dino, perché adesso devi non spiegare aggravare. Cioè, da Milano adesso, non può fare adesso se Gianrusso dice che propaganda è una brutta parola veramente perché non può partecipare a Propaganda Live? No, scusate, siamo seri. Se uno lancia un guanto di sfida sono interessato a capire qual è, ma non facciamo butad. Perché da Milano non può partecipare a Propaganda Live? Non ho detto che non può partecipare. Ah, ma ricominciamo. No, ma un istante fa. Ha detto non è bello che un direttore. Se mi parlate sopra vi giuro che non sento nulla. No, è sul titolo del programma che mi interessa. Allora, quel programma è un programma che è di parte o no? Ma no, ma che vuol dire di parte? Di parte. Okay. Bene, non ho altre domande vostre. Ma che, no, ma che c'entra? No, ma che... no, cioè, no, ma allora se fosse una persona fa male. No, ma da una persona cioè, super parte secondo me. Facciamo Gianrusso, una domanda interessante. Scusa Gianrusso. Quindi da Milano non può partecipare a Propaganda perché tu dici che è un programma di parte? Da Milano può e deve fare tutto. E tu puoi candidarti con un movimento politico? Però ragazzi, non, se tu mi fai la domanda e mi parli sopra, io non sento quello che dici, ti prego. Allora, okay. Da Milano non può partecipare a Propaganda perché a tua detta è un programma di parte, mentre invece tu puoi candidarti per un partito politico. No, da Milano può e deve partecipare a tutti i programmi che vuole e gestisce il suo giornale come vuole. Non ho mai detto che deve chiudere, ho constatato che l'Espresso, ben prima di Da Milano, essere sinceri, perde copie rispetto a quello che era 20, 15, 10 anni fa e questo è un dato di fatto oggettivo con peraltro quasi tutti i quotidiani italiani. Sono convinto del fatto che la stampa italiana, non essendo pura ma essendo in mano ad alcuni editori che hanno interessi politici, non soltanto quelli per cui lavora da Milano, penso per esempio al Messaggero di Caltagirone, non sia del tutto libera. Non lo penso soltanto io, non è un'accusa, non è un guanto di sfida, non dico che vogliano che debbano chiudere, ci mancherebbe altro. Dico che vedo delle volte un racconto della realtà molto distorto e è venuta fuori la cosa perché prima ho sentito sia Floris che da Milano dire che questo governo sta governando male e non sono d'accordo dei fatti. Vabbè, certo, ma possiamo dirlo? Non ci siete nel paese. Noi nel paese ci siamo. Molti lettori che erano con l'Espresso non sono più. C'è un po' di confusione però. Caltagirone non c'entra nulla con Propaganda, peraltro, ma non... Non riesco a capire, però a me era... Poi una volta parleremo di Casaleggio, se è un editore puro o no. Casaleggio non mi ha mai telefonato, non mi ha mai mandato un messaggio, volevo dire a Sofia Ventura. E non conti ancora abbastanza per ricevere la telefonata di Casaleggio. Io credo alla sua sincerità, io credo alla sua sincerità. Non conti ancora abbastanza. Però mi dispiace che in realtà tra tutto questo è sfuggito una cosa principale, cioè lei, caro onorevole Gianrusso, non ci ha detto se reputa la vicenda Salvini una vicenda grave. Non ci ha detto, ad esempio, se per lei la questione politica è chiusa. Questo mi sembra interessante da capire. Cioè, con l'intervento di Conte di oggi, lei, Movimento 5 Stelle, ritiene archiviata per sempre la questione Salvini-Russia Gate? No, perché potrebbero venire fuori nuovi elementi. Sull'Espresso. Ce l'abbia detto che potrebbero cambiare le cose, come sempre è in un'inchiesta. E finora gli elementi che ci sono finora che impressione ti danno, Dino? Finora secondo me l'unica cosa che manca la pistola fumante. Nel momento in cui ci fossero scambi di denaro sarebbe una faccenda gravissima. Al momento potrebbe essere anche un signore vicino alla Lega, attenzione, che però magari millantava. D'accordo. Bene, dobbiamo chiudere. Abbiamo fatto bene ad allungarci, abbiamo toccato tante questioni capitali e domani David vi dirà chi abbiamo in studio perché è un'altra puntata straordinaria. Assolutamente, domani è una puntata lunga, ci sono tantissimi ospiti e non mi voglio annoiare ulteriormente. Linea alla rete.